Renzi, in un'intervista sciocca alla stampa, ha dato del D'Alemiano Letta e del Berlusconiano D'Alfano. Mancava solo che dicesse che Brunetta non è tanto alto e aveva fatto bingo. Però forse ha anche detto a Bonifazi, che è il nuovo tesoriere del PD, i conti non tornano mica tanto, forse non, cioè, non mi sembra che siano tanto in pari. Povero Bonifazi, si è trovato tra le mani i conti in rosso, casse vuote, 7-8 milioni di buco, spese alle stelle per investimenti pubblicitari, affissioni, ma soprattutto spese per consulenti esterni. Cosa ha fatto Bonifazi? Ha deciso di affidare le indagini e la verifica di tutti i conti a un ente esterno. Perfetto, si sta indagando al PD perché hanno perso dei soldi dandogli a degli enti esterni e lui prende un ente esterno per fare indagine sulle consulenze esterne. Fantastico, PD è perdere denaro, ormai l'abbiamo capito. E d'altra parte Berlusconi elogia il sistema politico americano, dice gli italiani devono imparare a votare, prendono esempio dagli Stati Uniti e dal loro sistema elettorale. Silvio, che gli italiani dovessero imparare a votare lo sappiamo circa dal 1994, anzi esattamente dal 1994, da allora poi hanno votato un po' come hanno voluto loro. Poi con gli americani a occhio, perché Clinton ha visto cosa gli è successo per quello che ha fatto con Lewinsky, non è che ha raccontato che era Lewinsky, era la nipote di Walt Disney, e pensa che l'hanno cacciato via da presidente per un atto d'amore orale. Cioè, quello che hai fatto tu, cioè Silvio, ti avrebbero mandato a Guantanamo senza neanche Dudu al seguito. Parliamo adesso di Beppe Grillo, che ha tenuto un personalissimo discorso alternativo a quello del Presidente della Repubblica sul suo blog. E, povero napoletano, cioè io non guardo né l'uno né l'altro, io per non fare torto a nessuno mi guardo Renzi che presenta la lotteria di Capodanno con le parole del suo mentore, allegria! povero napoletano, pensate che è l'ottavo discorso, come poi lo accusano di dire sempre le stesse cose, è l'ottava volta che gli tocca fare il discorso mentre lui vorrebbe essere sulla bella pensione, magari l'anno prossimo sarà a fare una bella tombolata con gli amici e la pensione a Capri, mangiandosi la bella pastiera napoletana e lo sguardo sul golfo. Io glielo auguro al grande presidente. Chiudiamo con una notizia un po' più leggera. Gli animalisti si lanciano contro chi? Contro Peppa Pig. Dice che distorce la realtà. Se amiamo gli animali dobbiamo dimostrare l'altra faccia della medaglia, quella della violenza a cui sono sottoposti ogni anno migliaia di animali veri che vengono idealizzati nei cartoni animati. Va bene. Io domani pensavo appunto di far vedere a mia figlia il video della Walt Disney sulla mattanza dei Tony a Favignana, e poi fra due settimane vi dico com'è andata. Ecco, a proposito di animali, diamo un occhio alle dichiarazioni uscite dal Bergen Fretch, grandissimo incontro a livello internazionale organizzato dalla Lega Nord ad Albino, che è un paese vicino a Bergamo. A parte che organizzare un incontro ad Albino della Lega è un po' come organizzare un incontro sulla sensibilizzazione sul tumore del testicolo a Tre Palle in provincia di Livigno. Però, allora, Calderoli ha detto al Bergen Fretch: ho fatto bene a dare dello scimpanzé al ministro Kyenge e è servito per compattare il partito. E allora, cioè, se dare del pistola a Calderoli da quando ha detto questa cosa ad oggi servisse a compattare il paese, forse saremmo una nazione molto più unita. Comunque, dato che il Porcellum, nonostante tutti i discorsi, resiste ancora a fine 2013, cominciamo a mangiarci lo Zamponem o il Cotechinum. Chissà che mangiandone un pezzo alla volta anche il Porcellum poi se ne vada via e ce lo togliamo dai maroni. Grazie a tutti e buon anno.